Ed eccoci qua, l'ultimo capitolo, ritorno alla normalità. Beh, se vivere con gli yokai può essere definito normale, allora sì, ma in questo caso non credo. Qua intanto loro se la ridono tranquillamente, cioè vi è stato appena detto, io sono Dekadama, sono il nemico finale e questi se la ridono. Dekadama è in movimento e Maldoro in pericolo, vedi? C'è anche il maestro Mew che te lo viene a dire, quindi loro aspettavano la chiamata. Non c'è pestifero, ma ci sono quattro yokai più potenti. Sì, forse. Yeah, Dobbiamo andare quindi a Valdoro del passato a risolvere i disordini. Eccoci qua, siamo arrivati, Nathaniel. E quindi ora che si fa? Gli yokai hanno visto una strana nebbia. L'hanno vista fuoriuscire da alcuni posti prima che il tempo cambiasse. E da dove? La scuola, il laghetto zucca e l'ospedale notturno. Vabbè, la scuola sta qua, possiamo iniziare da questa. Ah, abbiamo lei? Scortella. Ah, non ho ricaricato gli yokai ancora una volta. L'ho letto non so quante volte questo dialogo, ma che lei fosse un serpente non me lo ricordavo. Forse perché non lo voglio accettare. io ho le serpibraccia. Dai, svecchio! Specchio riflesso, se ti muovi sei un perdente. L'altra volta ho detto cesso, ma non è giusto. Quanta salute c'ha sto coso, oh! Dai! Un attacco! Bravo Gibanian! Tanta salute c'aveva, ehi! Non essere troppo soddisfatto della tua vittoria! Una che non sa perdere, patetica. La rana che sconfigge il serpente. Non vedo l'ora di vedere le vostre facce prima che Dekadama vi distrugga e muore. Ok, fermiamo sta macchina. Vai, incanto Patronus! Ah, non è quello. Sembra un franchise diverso. Bello. Bene, il secondo obiettivo si trova qui. Guarda un po'. Oh, è Confundor. E c'è anche Velenotto, grande Velenotto. Hello? La roba incanto cresce anche grazie a me, sono Confundor. Spiacevole più che confuso. Ah, fai anche simpatico, beh certo. Non capisco perché resisti, è così spiacevole. È quello che ha detto Velenotto all'inizio, è spiacevole. Vai Gibanian, pensaci tu con un colpo solo. No, questo qui pure è resistente. E quanta salute c'ha! E che cosa. Ah, danno massimo probabilmente hanno fatto, ma non l'ho visto. Stavo troppo concentrato a puntare le lancette. Bravi comunque, bravi, bravi. Mi fate molto piacere. Spero solo che io non debba ricorrere a levare la mod per sconfiggere Dekadama, perché sarebbe molto spiacevole. Vai, fai fuori quella macchina! Bello, migliore. Il prossimo punto è il laghetto zucca, quando era davvero ancora solo un laghetto. Oddio, quello, il peggiore di tutti. Quello che ha una difesa incredibile. Cattivic, che è anche un ladro, ricordiamolo. Uno ostinato e stupido, il peggior tipo di delinquente. Che paroloni usi? No, usa parole normali. E poi questa città comincia a piacermi. Poi, infatti, si è affezionato alla città nel futuro, infatti, nel presente. È molto contento di vivere a Valdoro, la protegge lui. Anche se non si capisce subito. No, vabbè, dai ragazzi, però. Allora, io capisco tutto, ma che uno spettrale diventi effettivamente uno spettrale non me l'aspettavo. Va bene, dai, si può fare. Dai. Ok. Dai, Gibanian. Oddio, questi simboli a traccia. Ok, stavolta è andata molto bene. Grande. Vai, Gekato! Forse l'abbiamo sconfitto. Sì. Bravi. Dekadama ho perso, mi dispiace. Vostra strambità. Tu sei strambo. Non va bene, non va bene, non va bene. Percepisco qualcosa di estremamente potente nella zona sud della città. E dunque è qui il nemico? E chi è? Oh, salve. Beh, ce ne voleva il quarto, no? Non potevano dirci direttamente vai in questi quattro punti? Generale Arachnus, ti abbassi al punto da combattere me? Sono colpito, beh, sei più forte. Sono Nihiro, il meglio del meglio, creme della creme. Pan de pan, il nuoto è uno sport completo. Kamikappa, ma che carino. Eh beh, l'ultimo è quello più. Uno degli yokai più patetici. Non serviva neanche caricare l'Energimax. Ci ho pensato, però dico, sai, gli altri hanno richiesto un Energimax, dico, facciamolo anche qui. Perdonatemi, vostra rugosa onorabilità, ho fallito. Quindi Dekadama si fa chiamare vostra strambità e vostra rugosità. Bellissimo.
Però abbiamo scoperto la ubicazione di Decadama, l'industria tramontina. Che aspettiamo allora? Fornace 1. Bellissimo. Andiamo. Che succede? Oh no, le gemelle Kessler. Fermi dove siete, questo è il cavo della mia padrona. Non passerete oltre. No, ragazzi, un'altra volta no. Ci pensano Vernon e Nathaniel, grandi! Menale col bastone! Ok, salve. Comoda signora. Decadama! Proprio io. Dan dan dan. E basta con questi suoni inquietanti. Il tuo piano malvagio è stato sventato. Sventato? Strana parola, ma i miei congegni hanno già fatto danno. Quindi nel passato non si usava sventato, che strano. Marmocchi, preparatevi ad essere distrutti! Ovviamente questa è solo la prima fase. Ed è Decadama. Perché questa mod non cambia i boss. Ed è per questo che sono molto restio a fare anche la randomizer di Yo-Kai Watch 3 che dovrebbe arrivare. Sperando però che non ci sia il problema dei 999 danni. Boh, proviamoci, dai. Ma l'ho fatto più male ora che no prima con la mod? Ma è roba da matti, guarda. C'è qualcosa di enormemente sbagliato in quella mod. A parte il fatto che è fatta male, quello è chiaro. Ok, buono. Ok, vai. Molto più facile ora, grazie al cavolo. Se prima faceva 999 danni, è normale che ora non sia. Oddio, Toraveggente che faceva? Vabbè, no, no, mi sa che lui cura. Non mi ricordo se curava o no, ma comunque evitiamo. Poi magari se sto in difficoltà con la salute lo uso e vediamo che fa. Poi magari attacca, ma non mi ricordo. Potrei sempre andare a controllare, però. La wiki ci sta apposta. Buoni danni, buoni. Dai, sto coso che punta! Ho fatto tutto male. Sarà anche il mio gioco preferito del 2, ma certe cose proprio sono storte, storte, storte. Aspetta un po'. E beh, punta! Muoviti! Assurdo, non gira. Giusto per usare l'Energy Max di Polishogun, che non lo uso mai, se no. Dan dan dan. Mo aspettiamo un attimo, perché ovviamente devo aspettare che si ricaricano gli Energy Max. Potrei usare. Oh, super fortuna! Wow, dopo 20 ore di gioco capita. Gibanyan! Oh, si gira la ruota della fortuna! Oh, carica! Forza, tutti sulle mani per la furia zampettante! Vai di qua, ok. Preso! E ora aspettiamo, però possiamo ricaricare con gli oggetti, con un po' di latte alla frutta. Il latte alla frutta non lo trovo nei negozi e neanche online, a dire il vero. Però vorrei provarlo tanto. Ok, vai, andiamo con un po' di furia gigante. Eccolo qua. Invece a lui alziamo i capelli invece che le mani, perché lui usa i capelli come frusta. Infatti lui si lisce i capelli a fine lotta. Oh, Gibanyan è di nuovo carico. Gibanyan oggi proprio fai faville, eh? Certo, perché ti ricarico io col latte, no? Col cavolo. Bel danno. No. No, non va. Perché non va? Io sono immortale. Forse. Ok, questo dandandan è una pessima colonna sonora. La mia colonna sonora è perfetta. È impossibile sconfiggermi perché io posso riavvolgere il tempo. Ma sta barando. Eh già. Tu gliela fanno questi? Oh no, vuole finirla con una Kamehameha. Forza, Overnian, muoviti. No, invece no. Non ce l'ha fatta, Overnian, poverino. Ah, ma è ancora vivo? Ok, meno male allora. Niente funerale.
Tocca a noi! Sì, ma con quale arma? Con quale esercito? Con cosa? Magnino, anche tu oramai... vuole seguire le orme del nonno. Ehi, ragazzi, ascoltate! Sconfiggerò quegli yokai spettrali con ogni mezzo necessario. Dobbiamo proteggere tutto, la città e gli abitanti. Quindi ve lo chiedo per favore. Coraggio, ragazzi, mi aiuterete? Per favore! Ehi, ragazzi! Andiamo! Forza! Diventiamo amici! Yokai Watch, Model Zero! Coraggio, tocca a noi! Andiamo! Medaglie Yokai! Attive! È il momento di convocare... Arrivo! Sparsi! Come osate, mocciosi! Ora basta giocare, bambocci! Facciamola finita, ok? Sì, è finita! Per voi, però! Andiamo! Contattate! Però alla fine tocca sempre a noi sconfiggerle, Un po' lungo sto ultimo capitolo. Overnian è messo malissimo. Vabbè, questo è piuttosto facile come lotta, dai. Sconfitte Pina e Gina, molto facile questa, neanche ve la faccio vedere. Ho messo Avodus in squadra. Incanta? Probabilmente sì. Però Dekadama, una cosa veloce che già abbiamo perso fin troppo tempo. Sparagna, sparagna, perché è avido. Ha ragione. È genovese. Dai, Gesù. Anatema avido, ma servirà? Contro i boss dubito. Ci vuole qualcuno che mena, tipo Overnian.
Ok, vediamo un po' che fa Thor veggente. Carica Thor. Ah, carica lui. Beh. E Dekadama è andata. Ora, è stata molto più difficile questa che non la prima, perché la prima dovevi praticamente arrivare a metà, poi si ricaricava, ovviamente. Questa è stata molto molto più tosta, nonostante il livello 50, voglio dire. Ho dovuto usare un sacco di oggetti per ricaricare la salute. E li ho finiti. Dovrei esserne... Spero di poterne comprare altri. Come osate? Vi faccio vedere io! Ho fatto un po' di scorte prima di venire ad affrontarla, perché se no non era fattibile. Per fortuna se le passi lontano. Una volta gli umani mi tolsero tutto. Quindi ora sto restituendo il favore. Ruberò tempo e felicità agli umani! Ok. Mi pare giusto. Posso dire che però così è molto più attraente? Lasciamo perdere. No, è un kink mio, le donne mostro, una cosa mia. È gigantesca! Con tutte le animelle che cadono, bellissimo. Ah sì, toglici i nostri patetici slogan, guarda, ci fai solo un favore. Si può iniziare allora. Iniziamo con un bel Energy Maxi. Che ovviamente non entra, perché figuriamoci se può entrare. Sfamato non ha capito cosa è successo. Va bene, vabbè. È partito male, poteva finire bene. Sì, a girella. Anime in fuga. Oh cavoli, mi sono ricordato ora che fanno male quelle. Chi ci ha pensato più, ragazzi? Troppo concentrato qua per... Dai, che andava bene. Mannaggia, dai! Lascia perdere l'Energy Globo là. Pensa a menà. E poi anche trovi gente mena, quindi è ottimo. Però non se me lo incanti, Dekadama. Se me lo incanti, no, trovi gente, no. Deve andare a farsi benedire. E poi è un monaco, trovi gente, quindi dovrebbe curarsi da solo. Dovrebbe scacciare la maledizione da solo, no? Chi è? Fermati! Che è successo? Ehi! Ah, non posso purificarmi! Grazie, gentilissima come sempre, eh! Ah, però Troveggente può attaccare! Mi dispiace, Dekadama o Lethal Dama, ok, giusto Lethal Dama. Oh, ruba essenza, oddio. Questo, ecco, no, l'avevo fatto, dai, che lo stavo prendendo. Puzzona. Dai, let's go. Incantami il cervello. Scassa pallette. Allora, chi devo ricaricare che sta male? Nessuno, stranamente. Però finché non posso purificarmi, stiamo fermi qui, amici miei. E incantami quanto vuoi, tanto sto già incantato. Io aspetto. Aspetto la fine del tempo. Le pungo che cosa? Non posso pungerne niente. Ok, posso purificare ora, grande.
Grazie, padrona Decadama. Sata bubù. Ok. E alla fine sì. Mia unica amica, alla fine per te però. Dai, dai, Avodus. No, chi è? Giocato, spamato. Oddio, nomi. Oh no, 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 no. Veloce, 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 che devo. Le anime in pena qua, devo. E che cacchio, l'avevo presa. Anime in fuga. Tua sorella, un'anima in fuga. Cervello c'ha in fuga, Decadama. Dai, sta già a metà vita, su. E sempre l'anticchia ci rimane. Eccola qua. Mi fa parlare in dialetto. Sammano d'ettese, eh. Yam, dai. Sì, pure da noi si dice Yam, anche se non, siamo, se non stiamo a Napoli. È un po' mondiale, Yam. Pure i francesi, pure gli americani lo dicono. Yam! Si legge in maniera diversa, però è Yam. Dai, su. I tedeschi no, però. I tedeschi non lo dicono. Questo è strano, eh. C'è da dirlo che sono un po' strani i tedeschi. Allora, a te diamo il bambù. E ho provato il bambù. Sapore zero. Un po' duretto. Infatti si lascia in ammollo, si lascia. No, Decadama. Tu sei la peggior donna che possa esistere in questo gioco. Beh, non al mondo, perché al mondo c'è di peggio, credo, eh. Prima che attacchino le anime in fuga. Fuga di cervelli facciamo, se no. No, cavolo, che dolore. Ok, posso ricaricarmi, però. Dai, oh! Quanto lo odio questo, che deve essere qua. Proprio al millimetro deve stare. Se sta appena appena più fuori, no. Mannaggia. Fammi purificare il giocato qua. Dovevo chiamarlo giocato come sott'acqua. Ok, la triade è riunita. Let's go. Magibanyan, facci godere. Con la furia zampettatrice. Ok, dobbiamo curarci, dobbiamo curarci. Siamo un po' messi con i punti. Salute un po' bassi, aspettiamo che gli oggetti si riattivino. Ora! Non è andata bene. E ora? Vedi? Due volte su tre c'è a sé. La terza non c'è stata ancora, ma tanto. Cosa rubi? Ladra maledetta, basta! Ruba e se... No, no, ora sono... Sono pronto. Questi poi sono molto veloci, sono, eh. Oltre che devono essere precisi quanto il cucco di... Maledetta bacucca. Ricaricato, bene. Appena ti rispecchio si ricarica con l'Energy Max. Se non si carica prima spamato. Che potrebbe essere probabile. No, vai, grande. Non mi rubare l'Energy Max però, Decadama, Lethal Dama, come ti vuoi far chiamare, non mi interessa. Ok. Ok, perfetto. Ho il diritto di incazzarmi, ma proprio... No, non arrabbiarmi, proprio incazzarmi. Tutti incantati, vero? Ah no, solo un gran male. No! Non puoi farlo! No, l'hai appena fatto! Megera maledetta! L'aveva appena fatto! Se mi uccideva Gibanyan, davvero, partiva proprio. Una denuncia partiva. Denunciavo davvero level 5. Grande svecchio che ti curi da solo. Curami anche Gibanyan, tanto che ci stai, se vuoi, ovviamente, non ti costringerei mai.
Ma anime in fuga, porca miseria, mi dai il tempo di farle fuori? Vabbè, svecchio. Bravo. Bravo, svecchio. Bravo. Posso dirlo, bravo, svecchio? Si può dire? Si può dire? Accetto. Stavo al 50 e ho sofferto. Più che altro mi ha penalizzato molto Avodus. Wow! Ce l'abbiamo fatta! A Baldoro è tornata la luce. Tutto grazie al mio duro lavoro. Non ringraziare. Ma finiscila, non dire sciocchezze. Come scusa? Tu non sei nemmeno capace. Tu sei Gibania? Smettila di platerare. Nathaniel. Overnian, che c'è? Siamo sempre con te. Già. Siamo tutti amici. Maximus Mask è il migliore. Con amore, Pegasus, il coraggio. E amici, del male saremo i peggiori nemici. E per quanto riguarda i post game, come ho detto, i boss sono uguali. Devo togliere per forza la mod, quindi non se ne fa nulla. Mentre per quanto riguarda Yo-Kai Watch 3, aspetto che esca un tool che possa randomizzare quel gioco in maniera decente. Ce n'è uno adesso, ma è instabile e non voglio ripetere l'esperienza che ho fatto qui. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per aver seguito la serie e ci vediamo domani. Ciao!